Alle 9.30 alla Camera il quarto scrutinio per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica potrebbe essere il giorno decisivo per Sergio Mattarella, cui bastano 505 voti. Sulla carta i numeri ci sono, ma resta nell'ombra il rischio dei franchi tiratori. Appello del Premier Renzi a tutte le forze politiche, eleggiamo un galantuomo. L'indicazione del PD su Mattarella spiazza il centrodestra, con il partito di Alfano a rischio rottura con il governo e che è pronto a sostenere Mattarella. Forza Italia ribadisce: voteremo scheda bianca. I 5 Stelle indicheranno in posimato, speciale TG a partire dalle 9.30. Timidi segnali di ripresa sul fronte economico. Secondo i dati Istat, a dicembre per la prima volta crescono gli occupati, 95.000 posti in più. Frena così il tasso di disoccupazione, che scende al 12,9%, sempre alta ma in calo la percentuale dei senza lavoro tra i giovani al 42%. Muro contro muro tra il nuovo governo greco e i vertici dell'Eurogruppo. Nell'incontro di Atene il ministro dell'economia Varoufakis ha annunciato che non ci saranno più trattative con la Troika sulla riduzione del debito pubblico. I patti si rispettano, ha ribadito Dijsselbloem, presidente dell'Eurogruppo, una trattativa che si annuncia tutta in salita. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Dunque alle 9.30 inizia la quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. La votazione a partire dalla quale basterà la maggioranza assoluta, quindi 505 voti. A meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, il prossimo Presidente dovrebbe essere Sergio Mattarella. Ieri sera c'è stato un appello da parte del Premier alla massima convergenza su questo nome. Renzi sembra aver recuperato anche Alfano. Prima della votazione ci sarà la riunione di Area Popolare per la decisione definitiva. Ieri è stata una giornata davvero densa di fibrillazioni. Ripercorriamola insieme. Giornata decisiva per l'elezione del nuovo capo dello Stato e, salvo sorprese dell'ultimo minuto, sembra ormai certo che il nuovo inquilino del Colle sarà Sergio Mattarella, unico candidato forte proposto da Renzi, sul cui nome il Premier è riuscito a ricompattare il PD. Come previsto, il terzo scrutinio si è concluso con un nulla di fatto, hanno vinto le schede bianche, anche se le tensioni non sono mancate, sia per i malumori di Forza Italia che dell'area centrista alleata di governo. Gli alfaniani hanno infatti mal digerito la proposta unilaterale arrivata da Renzi. Non per Mattarella, sul cui profilo non si discute, ma perché doveva essere il candidato della maggioranza che sostiene le riforme e non del solo PD. Messaggio subito recepito dal Premier, che ieri in tarda serata ha lanciato un appello all'unità proprio agli alleati di governo, ma anche a Forza Italia. Siamo arrivati al momento chiave, ha spiegato in una nota Renzi. Auspico che Mattarella divenga il Presidente della Repubblica con un voto ampio per il bene comune dell'Italia. Eleggiamo un galantuomo. Un appello che ha avuto subito il suo effetto positivo, visto che il nuovo centrodestra sembra ormai intenzionato ad andare verso il sì a Mattarella, anche se la decisione finale la comunicherà fra poco, prima dell'inizio del quarto scrutinio. Decisivo l'incontro tra Alfano e il Premier, che ha convinto il leader di NCD facendogli pesare il suo ruolo istituzionale. Un ministro dell'interno non può non votare il Presidente della Repubblica. Il clima con Alfano è sereno sia sul Quirinale che sul percorso delle riforme, fanno sapere fonti di governo. Contatti ci sono stati anche con Berlusconi, anche se Forza Italia sembra orientata a votare scheda bianca. Oggi dunque dovrebbe arrivare la fumata bianca. Anche senza i voti di NCD e Forza Italia e degli eventuali franchi tiratori del PD, Renzi può infatti contare su un pacchetto di voti che supera in ogni caso il quorum necessario, che oggi si abbassa a 505 voti, e al quale potrebbero aggiungersi anche quelli degli ex grillini, sebbene loro smentiscano. Questa dunque è la situazione. Ieri Silvio Berlusconi ha seguito a distanza, perché era a Cesano Boscone e in silenzio, l'evolversi degli eventi. L'invito di Renzi a votare tutti Mattarella lo ha lasciato sostanzialmente indifferente, perché per lui quello che conta è che Renzi, dopo aver fatto le riforme, aver percorso insieme la strada delle riforme, che ovviamente ancora deve essere completata, però insomma in sostanza gli ha voltato le spalle. Un no al metodo, non al candidato. Candidato, ci ha tenuto a precisare Silvio Berlusconi, che probabilmente voterà, che ha dato indicazioni per votare scheda bianca, ma non è detto fino all'ultimo minuto. In Forza Italia, ormai messa fuori gioco dalla determinazione di Renzi di puntare senza subordinate su Sergio Mattarella, l'unica decisione attesa è: gli azzurri voteranno scheda bianca o alla fine decideranno di rientrare nella partita e quindi di accodarsi al Partito Democratico?
Quella di ieri comunque non è stata una giornata facile per Berlusconi. Il presidente non è certo di buon umore. A parlare è uno degli uomini a lui più vicini, Giovanni Toti. Un ritratto che fotografa la condizione e l'angolo in cui sono finiti Forza Italia e il suo leader, messi di fronte al fatto compiuto dal Premier. Renzi, forte della compattezza del suo partito e di un discreto margine di voti per portare Sergio Mattarella al Quirinale, già dalla prossima e quarta votazione di questa mattina, tira dritto. E dopo il risultato della terza votazione lancia un appello senza destinatari espliciti a votare tutti per Sergio Mattarella. Un invito che non smuove i forzisti, che anzi insistono: voteremo scheda bianca e non per mancanza di stima verso la persona del candidato, ma per dire no al metodo usato dal segretario del PD, che per un anno ha dialogato con noi sulle riforme e poi per il Quirinale ha fatto di testa sua. Comunque già la scelta meno indolore di votare scheda bianca e di escludere l'uscita dall'aula è vissuta dentro Forza Italia come una scelta adeguata. Raffaele Fitto, il capo degli oppositori interni, infatti spiega: abbiamo evitato l'ennesimo errore, quello di non partecipare alla seduta per l'elezione del Presidente della Repubblica. Abbandonare l'aula sarebbe stato un errore, la scheda bianca è un modo per ricompattare il partito. A spingere Berlusconi verso questa soluzione sarebbe stata la determinazione di Angelino Alfano a non rompere la maggioranza di governo e ad accogliere l'appello del Premier per votare Mattarella. Stando così le cose, dunque, il cerino del fronte del no a Mattarella resterebbe tutto nelle mani di Berlusconi e degli azzurri, a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto. E poi ci sono i 5 Stelle, anche loro rimasti sostanzialmente in un angolo, non sono riusciti ad essere determinanti come avrebbero voluto. Ieri sera c'è stata una riunione dei 5 Stelle, non c'è stato lo streaming, una riunione piuttosto movimentata, comunque alla fine i 5 Stelle continueranno a votare imposimato, ma anche qui non è detto fino all'ultimo, vediamo. Spettatori interessati nonostante una possibile spaccatura all'interno del direttorio. La linea dei 5 Stelle alla fine dell'assemblea congiunta di ieri sera è comunque chiara. Anche al quarto scrutinio di questa mattina il movimento continuerà a seguire la linea di votare l'ex magistrato Ferdinando Imposimato. Dunque nessun passaggio notturno sul blog per valutare la candidatura di Mattarella, il nome voluto fortemente dal premier Renzi. L'ipotesi di un passaggio dalla rete era stato valutato nella mattinata di ieri. Secondo fonti interne al movimento, l'assemblea congiunta, lontano dagli occhi della rete, è stata uno scambio di idee a tratti duro. Qualcuno ha proposto la scheda bianca per coprire eventuali franchi tiratori e poi attenzione agli ex parlamentari pentastellati da poco usciti dal gruppo. Nel dibattito alla fine prevale la linea di Roberto Fico piuttosto che le strategie targate Di Maio, Sibilia, Di Battista, che puntava ad ipotizzare una convergenza su Mattarella, poi un post sul blog certifica la linea scelta. Quanto all'eventuale consultazione della rete, viene ribadito dall'Assemblea, ci sarà, ma soltanto se oggi il candidato di Renzi, Sergio Mattarella, non dovesse essere eletto alla quarta votazione. Un passaggio importante nel quale Di Maio e gli altri 5 Stelle puntano ad inserirsi. Il movimento mette a disposizione i suoi voti quando c'è da migliorare il risultato, dice Di Maio. Se c'è un colpo di scena alla quarta chiamata, dalla quinta votazione siamo disposti a mettere sul piatto un altro nome per avere un Presidente della Repubblica condiviso, conclude il Vicepresidente della Camera. E dunque per seguire da vicino questa giornata che sarà sicuramente intensissima, vi ricordiamo a partire dalle 9.25 lo speciale TG La 7 condotto da Enrico Mentana nell'ambito della Maratona Quirinale per seguire tutti gli eventi in diretta con ospiti in studio e collegamenti. E adesso andiamo in Grecia perché è davvero gelo con l'Europa, la trattativa per la riduzione del debito è tutta in salita. Ieri Varoufakis ha detto al presidente dell'Eurogruppo che la Grecia non riconosce la Troica ma soltanto le istituzioni europee e dunque è inutile continuare a mandare ispettori ad Atene. Ma vediamo com'è andato l'incontro. Il nuovo governo greco ha chiuso l'agenzia statale, creata per applicare le privatizzazioni concordate con la Troica e bloccate dall'esecutivo di Siriza subito dopo l'insediamento. È il primo effetto concreto seguito all'incontro ieri ad Atene tra il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem e il nuovo ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis. Matematico prestato all'economia marxista keynesiano, il braccio destro di Alexis Tsipras ha ribadito la linea del governo. La Grecia è pronta a rinunciare all'ultima tranche
di aiuti economici da 7 miliardi che BCE, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale dovrebbero varare entro febbraio. Atene, in sostanza, non intende più sottostare ai diktat delle istituzioni internazionali, accettando gli effetti di deflazione e debito non sostenibile provocati proprio dal pacchetto anticrisi europeo. I due alla fine del vertice si salutano appena, tocca al governo greco decidere cosa fare, ignorare gli impegni presi non è la strada da seguire, ha dichiarato Dijsselbloem lasciando Atene visibilmente alterato. Senza piano di aiuti il paese rischia di esaurire le risorse per saldare le prossime scadenze a metà anno, tra luglio ed agosto deve ridare alla BCE circa 6 miliardi di euro e senza un rientro in campo della Troica la Grecia verrebbe esclusa dal programma di quantitative easing della Banca Centrale Europea. La Germania non è ricattabile, ha reagito subito da Berlino. Il ministro dell'economia Schäuble, non rispettando le condizioni concordate in passato, Tsipras mette il suo paese in pericolo, avverte il presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, che ieri sera a sorpresa ha incontrato informalmente a Strasburgo Angela Merkel e François Hollande. Martedì il presidente francese incontrerà ad Atene il premier greco. Segnali di nervosismo riflessi anche nella preoccupazione dei mercati, con le borse europee che hanno chiuso la settimana tutte in calo. E per quanto riguarda invece l'economia italiana, finalmente arrivano le prime buone notizie. Nei giorni passati vi abbiamo parlato di previsioni superiori alle aspettative per quanto riguarda la ripresa, erano previsioni, adesso invece arrivano i dati veri e sono i dati che testimoniano i primi segnali di ripresa, di uscita dal tunnel, e riguardano uno degli aspetti più importanti, quello dell'occupazione. Vediamo. Chissà che i dati snocciolati ieri dall'Istat non possano segnare finalmente l'inversione di tendenza definitiva. Intendiamoci, sono tuttora numeri da allarme rosso, ma per la prima volta dopo molti mesi migliorano sensibilmente. Il tasso di disoccupazione infatti nel dicembre 2014 è sceso al 12,9%, in calo di 4 decimi di punto su novembre. 100.000 posti di lavoro in più in un mese, bene, ma siamo solo all'inizio, ha twittato immediatamente dopo il comunicato dell'Istituto di Statistica il premier Renzi. Non poteva lasciarsi scappare l'occasione, magari pregustando ulteriori buone notizie nei primi mesi di quest'anno, quando entreranno in vigore gli incentivi e gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità, oltre naturalmente al Jobs Act. Vedremo come andranno le cose. Per ora quel che è certo è che a dicembre ci sono stati 109.000 disoccupati in meno, decremento record in Europa, ma cosa ben più importante, queste cifre si sono riflesse quasi integralmente nel numero degli occupati, cresciuto di 93.000 unità, praticamente un travaso. La stessa cosa non si può dire invece della disoccupazione giovanile. È vero, il calo è stato netto anche tra i 15-24 anni, un punto percentuale secco, il valore più basso da dicembre 2013. Il problema però in questo caso è che il travaso si è avuto tra disoccupati e inattivi, mentre il numero degli occupati a dicembre è diminuito di 7.000 unità. Nonostante questo però è innegabile che qualche segnale di uscita dal torpore ci sia, e nel pomeriggio di ieri è stata ancora l'Istat a ribadirlo, questa volta nel suo bollettino mensile. Ha sottolineato che le condizioni del mercato del lavoro rimangono difficili e che però si attendono miglioramenti. Ma soprattutto ha segnalato che a gennaio ci sono segni di un possibile recupero della domanda interna e che l'indice anticipatore dell'economia italiana nel novembre scorso è tornato positivo, delineando dunque una ripresa per i primi mesi del 2015. Brutte notizie invece per l'Ilva di Taranto, che rischia il fallimento. Il Tribunale fallimentare di Milano ha infatti dichiarato lo stato di insolvenza. Si tratta in realtà di un passaggio formale obbligato che però potrebbe aggravare la posizione della famiglia Riva, che adesso rischia una nuova inchiesta per bancarotta fraudolenta. Vediamo. Un verdetto pesante nell'intricata vicenda dell'Ilva. Il Tribunale di Milano ieri ne ha dichiarato lo stato di insolvenza. Non ci sono soldi, certificato in sentenza. E ora il colosso dell'acciaio italiano, 14.000 dipendenti, rischia il fallimento. La società ha un debito complessivo di quasi 3 miliardi di euro e, dicono i giudici della seconda sezione civile fallimentare di Milano, non può far fronte ai debiti con mezzi normali. Una mazzata per la famiglia Riva, la cui posizione ora rischia di aggravarsi anche dal punto di vista penale. I proprietari dell'azienda siderurgica infatti sono già indagati in diverse inchieste a Taranto e a Milano e adesso rischiano nuove incriminazioni per il crack. La decisione del Tribunale fa parte della procedura di amministrazione straordinaria
cui è stata ammessa la società il 21 gennaio scorso e apre la strada e un passo propedeutico alla cessione dell'azienda. La notizia è arrivata proprio nel giorno in cui si sono nuovamente fermate alcune produzioni dell'acciaieria di Taranto per mancanza di materie prime e difficoltà negli approvvigionamenti. Incontrando ieri i sindacati dei metalmeccanici, l'azienda ha fornito un nuovo quadro di blocco degli impianti. E adesso gli esteri. Ci sono purtroppo anche 3 bambini tra le 60 vittime nel sanguinoso attentato di ieri in Pakistan, in una moschea nel sud del paese. L'esplosione è avvenuta con effetti devastanti mentre era in corso la preghiera del venerdì. Oltre una sessantina i feriti. L'ordigno è esploso mentre i fedeli uscivano dal luogo di culto. L'attacco è stato rivendicato da un gruppo scissionistico dei talebani schierati al fianco degli jihadisti dello Stato Islamico. E adesso lo sport. Si giocano oggi 2 anticipi della 21esima giornata di Serie A, alle 18 Genoa-Fiorentina e in serata invece Roma-Empoli. Intanto non si fermano le trattative di mercato, che si chiuderà tra meno di 3 giorni. La contromossa della Roma è arrivata, ha preso l'attaccante del CSKA, Dumbia, ivoriano, 27 anni. Sarà lui il sostituto di destro, costo dell'operazione 15 milioni di euro, pagamento triennale. Partita doppia, quella che la Roma sta giocando in queste ore, da una parte il mercato, dall'altra la gara con l'Empoli in programma all'Olimpico. Una sfida delicata perché la vittoria interna manca da 2 mesi, un periodo in cui vincere e persino segnare è diventata un'impresa. 11 gol e 8 punti nelle ultime 7 giornate. Garcia non potrà contare ancora su Dumbia, impegnato in Coppa d'Africa e naturalmente su destro. Mattia è andato via, approfitto di questo momento per dire che giocatore non cambio avviso, è un centravanti di talento, è un uomo di qualità, l'unica cosa è che lui voleva giocare di più. Non ci sarà nemmeno Strootman, che rischia di rimanere fermo fino alla fine della stagione per via della lesione cartilaginea riscontrata durante l'intervento eseguito ieri ad Amsterdam. Il sipario della 21esima giornata si alzerà con Genoa-Fiorentina. La squadra di Montella sarà priva di Quadrado, ceduto al Chelsea di Mourinho. Mi dispiace da appunto allenatore che allena questi calciatori, perché a livello tecnico, se è stato pagato così tanto da una squadra di primo livello, vuol dire che il giocatore vale, quindi sicuramente mi dispiace. Alla chiusura del mercato mancano meno di 3 giorni, molte le trattative in corso. La principale riguarda Osvaldo e l'argentino, il principale obiettivo della Juve, per sostituire Giovinco, destinato a lasciare il club bianconero da subito. Trovato l'accordo con il giocatore, manca però quello con l'Inter. L'alternativa a Osvaldo è uno tra Matri e Pazzini. Saranno ore calde le prossime anche per il passaggio di Antonio Cassano all'Inter. Si lavora a un contratto di 6 mesi con opzione per la prossima stagione. Ed è stata presentata la nuova Ferrari. Dopo 2 stagioni negative cercherà il riscatto della scuderia del cavallino rampante, la prima Ferrari dell'era Marchionne. È più bella, persino sexy, la definiscono in casa Ferrari. La SF15T ha già conquistato tutti, anche il popolo ferrarista che ha potuto ammirarla sul web. Su di lei sono riposte le speranze di riscatto dopo 2 stagioni da dimenticare. Con lei parte la nuova era del cavallino, quella targata Marchionne. La SF15T è più affusolata nella parte anteriore, il musetto è chiuso e il profilo supera la lunghezza dell'alettone. Questa è l'estetica, ma le novità più importanti sono nella parte posteriore, dove i tecnici hanno lavorato per migliorare l'aerodinamica. Capitolo motore, cambiato nella sua architettura per consentire un miglioramento delle prestazioni in qualifica e in gara. Sebastian Vettel è entusiasta, non vede l'ora di scendere in pista per vedere come si comporterà. Il 4 volte campione del mondo non è approdato alla Ferrari per arrivare secondo, sono parole sue. Ma lo stesso Vettel ammette che non si può pensare che i risultati arrivino nell'immediato, considerando il dominio della Mercedes nello scorso anno. L'impressione dei tecnici è che il gap con la casa tedesca sia ancora pesante. Gli ingegneri del cavallino contano di accorciarlo sensibilmente nell'anno in corso. Ma si sa, dalle difficoltà si impara e molto, dice Kimi Raikkonen, uno dei pochi reduci della stagione 2014. Sia lui che Vettel assicurano, saremo avversari ma solo in pista. Ne è convinto anche il neo team principal, Maurizio Arrivabene, che sceglie di ripartire dalle parole del fondatore Enzo Ferrari. La macchina bella è quella che vince, diceva.
E prima di chiudere, una notizia appena giunta in redazione, la leggiamo insieme. Un grave incidente stradale si è verificato la notte scorsa a Milano quando, dopo un tentato furto nell'Interland, la macchina dei ladri in fuga dai carabinieri è uscita di strada ribaltandosi. Due uomini sono morti e tre sono rimasti feriti. Secondo le prime ricostruzioni, cinque ladri stavano tentando di far saltare un bancomat utilizzando il sistema dell'esplosione con una bomboletta di gas, ma ha fallito il colpo, si sono allontanati, sono stati intercettati dai carabinieri e ne è nato un inseguimento che è finito appunto come abbiamo sentito. Bene, è davvero tutto per questa edizione. Adesso le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona, poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pancani, ma vi ricordo alle 9.20 parte lo speciale TG La 7 condotto da Enrico Mentana per seguire insieme tutti i momenti di questa quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. È davvero tutto, vi auguro una buona giornata.